è dedicata ai cuori selvaggi la 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che dopo lo straordinario successo dello scorso ottobre torna nel suo consueto appuntamento primaverile. Dal 19 al 23 maggio la Kermesse Libraria potrà contare su un considerevole aumento degli spazi e su tanti autori di respiro internazionale. Confidiamo nei cuori selvaggi affinché sconfiggano il selvaggio nei cuori, ha spiegato il direttore editoriale Nicola Lagioia, che guiderà il salone fino al prossimo anno, quando verrà affiancato dal suo successore. La letteratura da sempre ha indagato sia il cuore di tenebra, no, per dirla con Conrad, però anche ha cercato di rintracciare la parte luminosa dei nostri cuori, no? Il cuore, dal punto di vista simbolico, è un luogo quantomeno duplice. Ovviamente il tema era stato scelto prima che succedesse tutto quello che sta succedendo, però tenendo conto di quello che sta accadendo, cuori selvaggi assume poi un significato di tutt'altro tipo. I cuori selvaggi sono quelli che cercano, in una situazione difficile, una situazione che cerca di negarlo, di costruire ponti, che cercano di instaurare un dialogo fra le culture, fra i popoli, tra l'altro, ecco. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. Seems so far, so I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love, overseas from coast to coast, to find the place I love. Stop to keep myself from thinking. Oh no, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang. I primi ospiti internazionali. Gioca l'arti dall'Oman, il premio Pulitzer Jennifer Egan, l'autore cileno Benjamin Labatut, il grande romanziere americano John Lansdale, ma anche Joel Dicker, Annie Ernaux, la spagnola Cristina Morales e il campione olimpico Marcel Jacobs. Per me